questo momento, bando alla tristezza e viva l'allegria! Bocca di Leone, Viareggio! Il tirannosauro trasforma i viali a mare in Jurassic Park per denunciare la cattiveria umana. Un predatore estinto come la satira politica viareggina. I potenti del mondo sono scesi dai carri. Il carnevale non graffia, ma regala gioia di vivere. Carnevale è lo spettacolo più bello che ci sia. Un ragazzo sulla valigia dei suoi sogni nel mare in tempesta dell'adolescenza. Un altro prigioniero nella ragnatela delle nuove droghe. Gli artisti scelgono l'attualità, gli influencer, l'intelligenza artificiale, la crisi climatica. Salvatore Dalì rappresenta il narcisismo di chi vive di follower. Un uomo si rialza dal suo torpore grazie alla scossa dell'intelligenza alternativa, mentre l'Italia è un bla 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 di chiacchiere al bar dei perditempo. E sorprende il carro ispirato alla scultura realizzata nel 1973 dai pazienti del manicomio di Trieste. È la storia di Marco Cavallo, il cavallo di cartapesta blu che hanno fatto questi pazienti nel manicomio. È simbolo della libertà. Viareggio alza il sipario sul suo teatro viaggiante, entrato anche nella storia della TV 70 anni fa, la prima diretta esterna Rai. La prima uscita, una festa di pubblico riscaldata dal sole, con circa 60.000 spettatori.